The last day. Tac tac. I'm the only one who made it home. My chat app's back to the way it was before the game started, except for the fact that Fret isn't in it. Nobody from school remembers him, and he's missing from my contacts. Same with Nagi, and Beat, and Neku. Secondo me viene contattato da... da Rhyme. Shuka too. Even her alt's gone. Like it never existed. There's thousands of people around me, and yet I'm all alone. Rindo ha fatto il giro inverso rispetto a Neku. Neku era da solo ed è iniziato ad avere tutti. Lui aveva tutti ed si è ritrovato da solo. Just not the way I wanted to. Was everything I did all for nothing? Già. Mi spiace. Posso immaginare in che situazione sia Rindo ora. In depressione più totale. Hey, friend. Hey, friend. Ah, non è... non è Joshua. Man, it's a real concrete jungle out there, wouldn't you say? What? You know, wild. I... Chi sei tu? Il compositore di Shinjuku? Hai le stesse scarpe di quello che ha fulminato Kubo. I see. Well, to be completely honest with you, neither do I. It's my first time here, and I'm feeling a bit overwhelmed. Think you could show me around, friend? I'm, a bit busy here. If earlier's better, I could take us back an hour or two. What did he just say? I'm kidding. If only. Yeah. But seriously, if you could spare a sec, I'd love to get a taste of your life here. Who are you? Sorry, who are you? Oh, me? Hazuki Mikagi. Hazuki Mikagi. Call me Haz. So, where do we start? Lead the way, friend. What's this guy's deal? Is he a player? That crosswalk looks like a promising place to begin. To me, at least. What do you think? Something feels off here. Quattro punti amicizia, il tuo social è stato aggiornato? No, strano. Guarda quante persone, siete davvero tante, come sempre. Mi sono fatto curioso. Pensi di Yati perché di stare insieme? È divertente, cioè... sì. Questa zona verde qui intorno, Miyazaki Park, fantastico, fammi strada, certo. Vanno troppo veloce queste parti qua, che palle. Ok, però nei miei social loro ci sono ancora, quindi diciamo che non sono stati del tutto eliminati. Ci sono altre quattro persone, queste sicuramente Rhyme, una di queste sarà sicuramente questo tizio qua, e una di queste deve essere per forza Shiki. E sono rimasto da solo, in tutti i menu. Ah, giustamente non posso più correre, non ho più l'abilità di Beat. Sta musica qua, carina. Sei, friend. Dimmi, amico. Persona speciale, ti manca quando non c'è, aiuta quando non hai guai. Deve essere stato speciale per lei, portare questo tragitto Cass Street. No, solo persone. Ah, quindi proprio così, facciamo solo il giro, lui parla in ogni zona che arriviamo. Va bene. Mi chiedo se Cass Street esista davvero. Vuoi vedere che mi chiede di portarlo fino a Utagawa? Attenzione, mi affascia, anche a te, amico, cosa? Cosa senti, se pensi sentimenti, well, niente particolare, non esageriamo, ma non saprei. Più che altro va troppo veloce. Ah no, vuole andare a Tower Records. Ah. Io già ero convinto volesse portarmi davanti ai graffiti. Eccoci a Tower Records. Rispetto per te. Interessante, rispetto per te, deve esserci un criterio. Sei, friend. Cos'è quello, amico, un degno di nota? Col di Spagna.
Andiamo col di Spagna, allora. Tutta sta parte è strana. Cioè, probabilmente questo tizio ci sta facendo tutta una serie di domande per capire se ci tenevamo i nostri amici e se ha senso riportarci indietro. Well, resto e combatto. Interesting. Central Street. Di qua, quindi. Stiamo facendo un giro poi strano. Stiamo facendo un giro strano della città. Sì, eccoci, friend. Qua. Vuoi giocare da solo? Ecco, c'è Tipsy Tops. Una domanda, quello che pensi è diverso da ciò che dici. Udaga, lo sapevo che andavamo a Udagawa, porca troia. Quanto lo sapevo che saremmo dovuti andare a Udagawa. Ora mi farà vedere il murale, mi dirà, sai, qui una volta, Haven't you seen enough? Not yet. I want to see what makes this city so great. I mean, if you haven't seen it already. Fair enough. And it's not like we're having a stimulating conversation either. What's the point? Well, I'm pretty drained. I think I'll call it a day. Okay, Rendo. How does he know my Dai, Rindo, l'hai capito ma non vuoi capirlo. But while I've got you, I should take this chance to apologize. For what? Esatto. For Kubo. He's a real piece of work. Chi l'avrebbe mai detto? Kubo. Yeah. Wait. Kubo? You see, I originally sent him to Shinjuku. He was tasked with cleansing the city, and he completed his mission. Okay. Cleansing? What, like a janitor? The thing is, he didn't stop there. Ha voluto andare anche a Shibuya. He got a little overzealous and tried to cleanse Shibuya too. He's always been something of an overachiever. I've taken care of him though, so I hope you can forgive me. Taken care of him? How? Così. Hold on. Who the hell are you? Hazuki. Sì, ma chi sei realmente? Call me Haz. That's not what I mean. Esatto. Who are you that you made Kubo destroy Shinjuku and then erased him for overstepping? Il compositore well, di Shinjuku. Destroy, cleanse. And I didn't erase him. I exorcised him. Ah, like okay. As I said, Kubo crossed a line. And for that, I wish to apologize. I have punished him and erased his noise. And even kept this city of yours from harm. That light. He really was the one who stopped Kubo back there. Although I must say, I probably wouldn't have come here otherwise. Tell me, Rindo, what is it that you like so much about this city? What makes it so special? Why fight so hard to protect? Le vite delle persone che si incrociano? Doesn't feel very special right now. Definitely not compared to how it felt before, at least. Honestly, I can't think of a single thing I like about this city anymore. I don't get it. You went through all that trouble. Seems to me like you got what you wanted. I guess I did. Sì, ma senza i miei amici. I thought I did. But this Shibuya isn't the one I fought for. It's different. I see. How about this? What if you could turn back time and try again? Would you do it? Certo. Or are you content to leave things as they are? Why do you ask? Take a look at that pin of yours. Clink. You can go back if you wish. Everything will return to the way it was, including the noise. Ah, ottimo. Once the time strikes, it'll emerge stronger than before. And when it does, you and your friends will have to erase it yourselves. Just us? Yep, you're on your own this time. I've already done what I can to make amends for what happened here anymore, and then I'd be the one overstepping. Sure, this is it.
I've got one last chance to get it right. If I don't, then Shibuya gets erased for good. Hell, I might even end up right back where I started. I saved so many innocent people, only to put their lives on the line again. And what do we do about that noise? If we were barely hanging on before, then there's no way we stand a chance now. Ce la farete, ce la farete. Ce la farò, ce la farò. If I were you, I wouldn't bother turning back time even if I could. It's too risky. That said, I also don't understand what about this city makes it so special, but you do. And if you think that something is truly worth fighting for, then perhaps allora turning devi farlo. Back time and trying again is worth the risk after all. Maybe. Shibuya's already been fated for destruction once before, a fate undone by the very power available to you now. In that sense, it's safe to say the decision is yours. I can't decide just like that. Eh già. Well, if you won't decide, I guess I will. What? We'll just leave things the way they are now. That feels appropriate. The city is safe, as are its citizens. Wait a sec. You now stand between two planes, life and death. When you're ready, pitch that pin and you'll return to the RG for good. I should probably head back myself. My work here's done, after all. Thanks again for the tour. See you, Rindo. Però non gli hai detto chi wait. Sei. Lui l'ha interpretato come è uno wait. Superiore a Kubo per averlo persino What's eliminato. Up? Però non gli hai detto chi sei, Az. I made my decision. Torno indietro. I'm doing it. I'm going back. This time I'm gonna save the city and e my i friends. Miei amici. Esatto. Without them. Questa città non è la stessa. All of this means nothing. Shibuya isn't special without them here. Thanks for fixing the pin and for giving me another chance. I won't waste it. I promise. I hope you don't. As I said, the decision is yours. But with that decision comes responsibility. You've decided to once again expose this city to the threat of erasure, and to that end, you're now responsible for protecting this city from harm once more. I will. I promise. Me lo auguro. Only time will tell. I'll be watching. Clink. Ah, pensavo si sarebbe posata io. No one's getting erased this time. Neither is the city. Just hang in there. Together, we'll change our fate. Fine della giornata? Ah, strano. Questa parte me la fai in cutscene? Shibuya's on the verge of destruction. What the? But I won't let that happen. The whole city! It's getting erased. I won't let that be our future. Più che altro mi chiedo come fai a cambiarlo adesso. Cioè, nel senso, il tizio ha detto che non ci aiutava più. Ed è lui che ha fermato Kubo, però. The final day is finally upon us.
Shibuya's day of reckoning has come! Eh già. Can't turn back now, even if I wanted to. Gotta make it count. Well, this is it. You ready? Yeah. Think so. As do I. Sì, però niente più tre puntini, Listen. Eh. Okay. I've gotta tell you all something. Okay. You see, I'm here because I turned back time. Oh? Ovviamente. Does that mean we didn't make it? You didn't. But I wasn't gonna accept that. Saving the city doesn't mean a thing if there's no one here to enjoy it with. No. So we're gonna save Shibuya, and nobody's getting erased this time. In other words, some among us were erased last time? Yeah, unfortunately. Which is exactly why I decided to come back. And believe me, I'm really glad that I did. But the real fight is still ahead. And this time, sarà it's ancora be peggio. Tougher. Esatto. How come? Am I forgetting a special Reaper rule or something? The noise that spawns when you turn back time, that's the real threat. Right. It grows stronger every time I use my powers. Which means coming back here made it even worse. Who the hell would come up with something so whack, yo? Kubo would. Who? Oh, right. You haven't had the pleasure. Hold your phone, yo! Kubo? I have no recollection Kubo. Of that name. What? Was he one of your guys? Nope. At least I don't think so. Ah, è stato del tutto eliminato? I feel like I know that name somehow. Yeah, now that you mention it, I think I do too. Nobody remembers who Kubo is. È stato cancellato allora. Nobody except me, but why? E allora il rumore come si genera? Da Shiba? Although, I guess I forgot too, technically. Wait, Kubo? I didn't erase him, I exercised him. Okay. So that's what he meant by exercised. He removed Kubo from this world entirely. E che differenza c'è per averlo cancellato, scusa? You okay there? Huh? Oh, yeah. Well, hopefully we can avoid this bad future you saw. Not just bad. It was the worst. Eh, if we want to succeed, we'll need all the help we can get. Just gotta think it through. Plan it all out. And team up to take him down. Him? You mean Kubo? Yeah. It's not about Shibuya or Shinjuku anymore. The game's over. So what is it about? The Executor. He's not here anymore, but he's our real enemy. It's all of us against his noise. Okay. If you say so, It must be true. I'm with you. Good. Swallow. Il social è stato aggiornato. What to do? Ti prego però non farmi rifare tutta la giornata da capo. Allora, manca qualcuno nel mezzo. Rumori prepotenti fa comparire il simbolo di rumori boss blu quando torni ai capitoli già completati. Perché già non succedeva, scusami. Non ci ho proprio pensato. Non ho proprio pensato che fosse un'opzione il fatto che i blu non riapparissero nei giorni precedenti. Ah, così? Oh no, che palle. Devo rifarmi tutta la giornata per davvero. Pezzo per pezzo, nuovamente. Oh no. E scusami, come può aiutarci il fatto di sapere di Rhyme adesso? Qualcosa potrebbe fare essendo lei nel PR, però vabbè. Devo ricordarmi cosa è successo qui e cosa posso fare per farci trovare pronti. Andare a parlare con Beast, ovviamente, però volevo vedere il report dei rumori. Ok, no, io pensavo che questi rumori qua ce li facesse vedere tutti divisi, cioè quindi la forma quella tornado, la forma quella orso, quella invece no, ce ne sono anche altri. Shiba è debole al vento. Ottimo da sapere. Lui è debole alla luce e all'oscurità. Ottimo da sapere. In teoria siamo pronti per Shiba e anche per questo. Però volevo vedere le lame del gatto. Eccola qua. No.
Non è per nulla quello che mi aspettavo. Però è di ghiaccio. Ah, interessante, e non si evolve. Ah, essendo andati avanti nella giornata sono arrivate anche altre cose nei negozi. Allora, Beat, tua sorella ci può aiutare in qualche modo? Eh? Ah, ma fammi il piacere, io con chi ti scrivi? Nessuno. È forse una ragazza. Ho detto nessuno. Ora smamma, ok? Giusto, è sua sorella Rhyme. Ce l'ha detto il nome? Non mi sembra. Non riesco a credere che l'abbia hackerato l'SRD. Deve essere brava da paura per averlo fatto. Aspettate, non è stato Kaia a ideare l'SRD? Sì. Perché? Come pensavo. Mi hai sentita? Oh, sono occupato. Sto aspettando una persona. Quindi la persona che Kaia stava aspettando... Una persona che detiene un potere incredibile. Un potere che non è soprannaturale. Ah, ok, il collegamento ci sta. Beat, stai scrivendo a tua sorella Rhyme, giusto? Come cavolo hai... Oh, giusto, il futuro. Sì, non è stata lei ad aver hackerato la SRD. Aspetta, ma hackerato? No. Non quello. Cioè, potrebbe averlo fatto. Cavolo. Non mi ha scritto molto. Mi ha solo detto che è dentro. Ha detto che sta per incontrarsi con uno sviluppo o qualcosa. Mi puzzava, perciò le ho detto di non farlo, io. Ritengo che potrebbe darci una mano. Se vogliamo salvare la città, ci servirà tutto l'aiuto possibile. Già. Beat, penso che tua sorella vorrebbe incontrare Kaia. Sul serio, io. Già, sul serio. E penso proprio che stiano ideando un piano per salvare Shibuya. Sul serio, io. Sì, è da un po' che Kaia aspetta Rhyme. Ha accennato che ha poteri incredibili e che ha bisogno del suo aiuto per salvare la città. Beh, è vero, lei è piuttosto forte. Ma l'ho detto in serra alla larga, amico. Sia lei che Ashiki è troppo pericoloso. Non ha tutti i torti. E se tornano qui, chi li protegge? Noi abbiamo i rumori da cancellare. E io non ce la metto in pericolo, io, non di nuovo. Ma mi ha detto che è appena arrivata alla stazione. Cavolo, velocissima. Sta andando Udagawa, io! C'è qualcuno che può accompagnarla, almeno? Qualcuno in quella zona? Vicino alla stazione? Ah, dopo incontreremo Coco a Tower Records. La fatina! Calma, è dalla nostra parte ora. Lo so, perché ci ho passato abbastanza tempo a Shinjuku. Ok, se lo dici tu, frate. Glielo chiedo. Deve essere affidabile se si è guadagnata la fiducia di Neku. È probabile che lei si fidi di lui, indi per cui lui può chiederle un favore simile. Se noi tentassimo lo stesso gesto, verremmo indubbiamente congedati con una risata e un addio. O almeno credo. Ok, l'ho convinta con qualche lusinga. Le ho detto di portare Rhyme da Kaia. Perché la fa andare fino a Odagawa, io? Doveva beccarla più vicino, tipo Dogenzaka. Le faccio dire di incontrarsi lì. Ok, prima abbiamo incontrato Kaia Udagawa e ora lui e Rhyme si incontreranno a Dogenzaka. Quindi sarà meglio andare lì. Ma mi sposto con il tempo o devo andarci a piedi? Perché Dogenzaka ovviamente non ci siamo mai andati noi. O meglio, ci sono andato io, ma non nel passato, diciamo. Che tra l'altro più continuiamo a fare sti giri più stiamo incasinando il tutto, ma lo stiamo facendo per avere una mano, quindi. Ok, sono a Dogenzaka. Rhyme e Kaia si dovrebbero essere incontrati. Ora devo trovarli. Let's move. Lo sapevo che erano lì. E dove era anche Motoi l'altra volta? Oh, ma guarda, sono tutti e tre qui. Ma piccolina lei. Rhymettina. Beat. Rhyme. Ciao. Wow, aspettate. Quella è la sorella di Beat. Fascinating. Oh, cielo. Wow. Che vuoi dire, io? Ciao. Ciao, Rhyme. Mi chiamo Tosai Furesawa, ma gli amici mi chiamano Fret. Ciao, io mi chiamo Rhyme Ubito. Ma tutti mi chiamano Rhyme. Esatto. Voi siete Rindo e Nagi, giusto? Sì. È un piacere incontrarvi. Siete solo in quattro. Dove sono Neku e Shoka? Qui. Già, perché fai finta di non vederli? Sai, penso che non ci riesca. Voi siete ancora tutti vivi, ma noi due no. Ora siamo nel PS. Non ho visto nemmeno Coco e Kaia, ma Coco mi ha scritto su Signor Demone. Ah già, Signor Demone, Dio mio. E Kaia mi ha messaggiato come sempre. Signor Demone. È un gioco di divinazione nel quale una moneta si muove su un foglio di volontà propria.
Oh, wow. Oh, quelle tavole lì, le Ouija, come si chiamano? Gross. Certo che è una bella faccia tosta chiedermi un favore proprio ora. Sono impegnatissima io. Lo so, mi dispiace. Ma cosa ti dispiace? Ti va bene che farei di tutto per salvare Shibuya. Comunque, a dopo. Ciao Rindo, Raim e io siamo impegnati ad analizzare il nemico. Abbiamo scoperto che Shibuya si aggirano delle strane entità e somigliano in modo inquietante alle nostre energie spirituali. Ecco, a tal proposito, penso che siano i rumori che ho creato con i miei poteri. Ne compaiono di nuovi ogni volta che torno indietro nel tempo e credo che ne appariranno altri quando li affronteremo. Purtroppo tutto indica che sì, sarà così. I nostri dati dovrebbero essere l'unica informazione qui, ma ci sono dati corrotti nascosti in tutta la città. I report segreti? Quindi ora è nostro compito gestirli. Ma come facciamo? Hey! Ah, stai parlando con Kai, giusto? Non so se io chiamerei quel che abbiamo trovato dati corrotti, però qualsiasi cosa siano, ce ne sono davvero tanti. E dovremmo scontrarci con quelli! Temo di sì. E al momento siamo in completo svantaggio. Quindi le nostre probabilità di successo sono quasi inesistenti. Beh, Kai e io cercheremo di trovare un modo per eliminare parte dei dati. In fondo, due teste pensano meglio di una. Nel frattempo voi dovrete recuperare più alleati possibili. Si sa, più siamo meglio è. Chi lo sa io? Il suo intelletto è assai notevole. Ehi, Neku. Ehi, Raim, non può sentirmi. Ehi, hai sentito cuffiette? No, purtroppo. Ma riesco a capire cosa mi dice dalla tua espressione. È un sollievo sapere che siete riusciti a ritrovarvi. Quando finirà tutto, vi riporteremo in vita, in men che non si dica. Speriamo. So che anche Shiki non vede l'ora di rivederti. Non devi deluderla, capito? Non lo farò. Non lo farà io! Lo so. Quindi Raim e Kai troveranno un modo per cancellare i rumori e il nostro compito è trovare nuovi alleati. Ma a chi chiediamo? Shiba? Chiedigli di fermare il gioco è già un'impresa e dovremmo anche allearci. Questo sì che è difficile. Ne dubito che dovremmo scegliere Shiba. È buffo. Non avrei mai pensato di ricevere una richiesta d'aiuto da un demone. E io che un abitante del PR riuscisse a infiltrarsi nell'SRD. Hai dimostrato che non sei affatto da sottovalutare. Sarei stupido a non chiederti aiuto. Se lo dici tu. Comunque ammetto che sei piena di sorprese. Mai avrei pensato che un demone volesse aiutare mio fratello e la sua squadra. Figurarsi decidere di mettersi contro il Game Master. Sei proprio sicuro di volerlo fare? Sì, è necessario se voglio realizzare il mio sogno di archiviare digitalmente ogni fenomeno possibile. Wow, è un bel sogno. Il tuo contributo nelle analisi dei dati è stato fondamentale. Pensaci, siamo riusciti a spiegare persino questo fenomeno. E c'è ancora del lavoro da fare su Shinjuku, anche se tutto ciò che resta sono solo dei dati. Per non parlare di quanto mi affascini studiare le vibrazioni speciali di Shibuya. Non desidero altro che continuare ad analizzare e archiviare quanti più dati possibile. Quindi sei dei nostri? Al 100%. Oh. Sono contenta e spero che il tuo sogno si riavveri. Grazie mille, Raim. Che ne dici? Torniamo a lavorare? Perfetto, social è stato aggiornato con Raim che ci offre il fan di Fandango. Ah, combo Rindo Shoka. Ah, interessante. Era palese che da quel lato qua di beat fosse Raim. Ergo, rimane due slot. Uno sicuramente per Shiki. L'ultimo voglio continuare a credersi a Joshua, perché se questo tizio era un tizio superiore e c'è lui fra questa persona e Neku, vuol dire che deve essere Joshua. Per forza di cose. Nessuno me lo toglierà dalla testa che sia lui. Ok, Tipsy Top Soul, dobbiamo parlare con Mishima. Penso che a questo giro però il suo aiuto sarà inutile. La butto lì. Secondo me dovremmo affrontare Shiba alla fine. Ma magari nella versione trasformata come si sono trasformati tutti. Bene, sono a Tipsy Top Soul. Ora la prossima mossa è trovare Shiba e ottenere il suo aiuto. Se qualcuno può convincere Shiba ad aiutarci è lui. Eh beh, certo. Allora, proviamoci, si sa mai. Ehi, quello è Shiba, ciao. Salve Witch Twisters. Ciao Ishima, vorrei parlarti di una cosa. La tua espressione indica che questa cosa è alquanto spiacevole. I demoni di Shibuya mi hanno già chiesto di fermare il gioco.
La situazione è cambiata. Più o meno, sono tornato di nuovo indietro nel tempo. Ah, perciò il tuo piano è fallito. Le mie abilità di persuasione non sono bastate per far cambiare idea a Shiba. No, anzi, tu hai fatto un ottimo lavoro. Ma non è stato abbastanza. Dovrei convincerlo a unirsi a noi. È un compito arduo. Lo so, ma pensi di poterci riprovare? Tecnicamente, questo è il mio primo tentativo. Ci proverò, ma portarlo dalla vostra parte sarà difficile. Credi? Sì, non l'ho mai visto collaborare con altri da quando lo conosco. Scherzo. Tempismo di dubbio gusto per la comicità. Per quanto possa persuaderlo a fermare un piano, convincerlo a cambiarlo è un'impresa assai diversa. Se solo potessi imprimere una nuova idea in quella testa cocciuta. Sarebbe tutto più semplice. Se trovaste qualcuno che gli mostri dove sbaglia, allora avremmo speranza. Ma chi potrebbe farlo? Tsugumi, probabilmente. È al suo fianco da più tempo di tutti. Purtroppo non ho idea di dove si trovi al momento. Coco la sta tenendo al sicuro da qualche parte. Non so quanto potrà esserci d'aiuto vista la condizione di Mr. Miao, ma posso contattare Coco? E Coco ora ci risponderà. E che palle, mi state trascinando da una parte all'altra. Oh, che c'è? Sì, dici. Ci serve il tuo aiuto, Rindo. Cioè? Ti ricordi quando abbiamo chiesto a Coco di accompagnare Raime e Kaie? E Coco si trovava nelle vicinanze. Beh, c'era un motivo. Stava aspettando Shiki. Shiki. Non è forse la tua amica? Sì, quella che ha dato la vita a Mr. Miao. A quanto pare Coco voleva portare Shiki da Tsugumi per rammendare il pupazzo. Se ce la facesse, Tsugumi dovrebbe liberarsi dalla sua prigione e potremmo chiederle aiuto. Se non fosse che Coco non è più lì, se n'è andata per portare Raim da Kaie, forse potremmo trovare qualcun altro che accompagni Raim. Dovremmo tornare a Tokyo Plaza e iniziare a cercare da lì. Wow, che giri assurdi che stiamo facendo. Va bene che la parte finale del gioco... ci sta che dobbiamo riuscire a incastrare il tutto, però... A chi possiamo chiedere di accompagnare Raim? A Kariye e Uzuki? Dubito che potrebbero acconsentire, visto che ci servono sul PR loro. Ci risiamo. Spero per l'ultima volta. Lo speriamo un po' tutti. Io vorrei proseguire il gioco. Vorrei vedere come finisce. Cosa? Con chi ci scrivi? Nessuno. Non sarà mica una ragazza. Ho detto nessuno. Ora smamma, ok? Aspetta, Bit. Pure tu, amico. Che vuoi? Tua sorella Raim sta per incontrare Kaie. Lavorano insieme per analizzare i rumori e provare a darci un'opportunità di vincere. Oh, davvero? Aspetta, come fai a sapere di mia sorella? Io? Ah già, il futuro. Esatto, e so che abbiamo bisogno del suo aiuto. È l'unico modo per cancellare i rumori. Dovrebbe incontrarsi con Kaie a Dogenzaka. E voglio trovare qualcuno che l'accompagni per tenerla al sicuro. Le avevo detto che è troppo pericoloso tornare qui. Ma ormai non conta quello che penso. Ci sono cose più importanti. Lo capisco perché sei serio forte, amico. Cosa vuoi che le scriva? Hai qualcuno che la terrà al sicuro, eh? Ma chi posso chiedere? Chi è libero? Ma certo. Lo sapevo. Ehi, Uzuki. Sì? Conosci Raim, la sorella di Bit? Anche fin troppo. Raim Ubito? La conosco. Beh, è appena arrivata alla stazione di Shibuya. Deve incontrare Kaie a Dogenzaka. Riesci ad accompagnarla? Ehi, un secondo. Sai che ho altre cose da fare, vero? Ti prego, ne va del destino di Shibuya. Vuoi dire che la città verrà cancellata se non ti aiuto? Sì. Cazzo. Va bene, non capisco ma vi aiuto. Dalla stazione Dogenzaka, giusto? Sono a Cat Street, dovrei arrivare fra poco. Grazie mille. Falle sapere che sto arrivando. Certo. Ok, Uzuki sta andando a recuperare Raim. Bene, dirò a Raim di aspettarla, io. Ah. E così Raim e Kaie sono a posto. Penseranno loro a riflettere sui rumori. Ora Shiki dovrebbe riuscire a sistemare Mr. Miao. E così Shima si metterà in contatto con Tsugumi. Spero che funzioni. Lo speriamo un po' tutti, Rindo. Ok, ora invece dobbiamo andare di nuovo a Tipsy, ok. Eccomi a Tipsy Top Soul, di nuovo. Chissà se Tsugumi è libera. Spero stia bene. Starà bene. Ha la creatrice di Mr. Miao dalla sua parte. Che c'è?
Oh, niente, pensavo alla creatrice. È la ragazza che ha fondato Gatto Nero, giusto? Indosso un sacco dei suoi vestiti, perciò pensavo che sarebbe forte incontrarla. Sai com'è? Sì, credo. Neku te la potrà presentare quando sarà tutto finito. Sì, davvero. Oh, patati loro. Shiba, 3 anni fa ha detto di voler portare Shinjuku verso nuove vette. È successo il contrario di ciò che mi aspettavo. Mi ha mentito. Gli abbiamo creduto. Tutti i demoni di Shibuya gli hanno creduto. Quindi abbiamo lottato per ribaltare l'ordine delle cose e contro il Game Master. E per cosa? Così che Kubo potesse ottenere ciò che voleva. Mi fa infuriare, ma... È cosa? Non ho detto niente. È tutto uno schifo. Ma se Shinjuku non fosse stata distrutta, non avremmo conosciuto Rindo. Oh, forza, dobbiamo andare avanti. Andrà tutto bene. Tutto? Beh, se lo dici tu. Oh no. Credimi dai, vedrai che andrà tutto bene. Ehi, quello è Ishima. Ciao. Salve, Witch Twisters. Ascolta, ho bisogno di un favore. Io invece ero pronto a farvi assaggiare il mio arguto senso dell'umorismo. Ma quando mai l'hai avuto? Vai dritto al punto, tonto. Io o lui, scusami? Il tipo che sta cercando di cancellare Shibuya, non c'è più. Il tipo? Non ti ricordi di un demone che si chiama Kubo? No, direi di no. Come pensavo, lascia che ti spieghi. E questa è tutta la storia. Sembra Ishima il senza cuore, eh? Un epiteto adeguato. Chi l'avrebbe detto che sarei stato così restio a collaborare? Beh, l'hai detto tu. Se qualcuno può convincere Shiba a cambiare, è Tsugumi, non te. È vero, e lo direi nuovamente dopo averti ascoltato. Ma sai dove si trova? Beh, credo che sia bloccata. Cosa? Non è ancora libera, è ancora bloccata. Come? Koko mi ha scritto ora. Sta tenendo Tsugumi al sicuro in un bar di Cat Street. Ma non può portare Shiki perché è pieno di rumori. E non penso che Kariya riesca a occuparsene da solo. Cavolo. È vero, cavolo, Kariya è da solo. Al momento siamo sotto organico. Ma mi tirerò sulle maniche per compensare. Cacchio, ho sbagliato di nuovo. Non c'è Ozuki ad aiutarlo. Ma magari possiamo andare noi. Vai. Non è una cosa così impossibile. Meglio andare ad aiutare Kariya. Già. Bene, rieccoci a Cat Street. Uzuki è andato a portare Raima ad Ogenzaka, quindi Kariya è qui da solo. Si starà ancora riprendendo dalle ferite dei rumori di Shiba. Quindi ha bisogno di noi, e subito. Arriviamo, Kariya. Best buddy. Dove sei? Eccolo qua. Molto in difficoltà comunque. How's it hanging? Ah, in automatico, incredibile. Hey, Kariya. So, the rumors are true. You really are back, Phones. In the flesh. You holding up okay? I've been better, man. Those noise really did a number on me. Wish Uzuki could have stuck around to lend a hand, but it is what it is. And what it is teeming with noise. Yeah, something funny about that cafe. It's quale bar? Drawing in noise like flies to a lollipop. No rest for the wicked, I guess. Please, let us help. Can't say no to an offer like that. Ma poi quale bar? Capirei se ci fosse ancora quello di Anekoma, ma non c'è, purtroppo. Sarebbe stato bello vederlo anche solo in una scena. Quanta gente oggi. Aia, che stronzo. È vero, i lupi. Ma porca di quella puttana, sti lupi, quanto mi stanno. I lupi sono uno schifo. I lupi fanno schifo in sto gioco. Questa versione qua poi è peggio che peggio. E ti fa... Dio mio. E che cacchio. Dov'è l'altro? Mio, quanto mi stai sulle palle! Oh, è santo cielo, basta lo pezzo! Ecco fatto! Beccatevi questi tutti e due! No, lo stavo rilasciando proprio nel momento in cui mi ha colpito. Madonna mia, che nervoso.
quando ti colpiscono proprio nell'esatto momento in cui stai per lasciare il colpo. Santo Dio, che nervoso. Wow, che belle spille che abbiamo ottenuto. Wow. She's right, and we don't exactly have all day here. We've gotta convince Sheba to help us before it's too late. There's gotta be something we can do to stop the noise. But what? What can we do? Beh, tu piuttosto continui a tornare indietro. Oh, è arrivato l'amico. Più continui a tornare indietro, più stai creando casino tu, eh. Minamimoto! Mr. Minami? Crunch! Che bello che è lui. Comunque si vede che è molto più adulto in questa versione. Cioè si vede che è cresciuto come tutti gli altri. Well, looks like you took Taboo to a whole new level. Taboo? What you doing here, Pieface? Just came to check my figures. See what that little variable I integrated can really do, you know? Unfortunately, I don't. Does this mean we can leave the noise to you? Hold up, phones! Listen, we need to go see Sheba as soon as possible. What do you say? Can you lend us a hand here? For Shibuya's sake? The only sake that interests me is my own. Chi l'avrebbe mai detto? Us, I know you've got your sights set on the city. Que? And you can't take over if it gets erased. I'm on to you, Zeptogram. You manipulated time again, didn't you? Now that trash you made was too tough to handle. So, am I right? Edja. Yeah. Actually, you're spot on. But I'm doing everything I can to save the city and us. I've already factorized the garbage you created. Turns out, it's a product of the rejected cognitive energy of souls lost. E lo sappiamo anche noi, grazie. And that energy keeps multiplying. Huh? Wait a sec. Didn't that Kubo guy say something like that before? Già, l'ha detto, quindi. All the cognitive energy from that would've been history gets replaced with a brand new set of thoughts. But now that old cognitive energy's got nowhere to go. It's just waste. È solo spazzatura. And all that energy is stored right here, inside this pin. Every time I changed our fate, that noise grew stronger. E anche il simbolo si è trasformato. Your odds of winning are close to zero, but not equivalent. How so? If you align similar figures to the original soul's coordinates, you can overwrite them. Overwrite how? By taking the cognitive trash you created with that pin and replacing all those lost souls with the living souls of Shibuya. But in order to do that, you'll need to awaken the people's consciousness. What do you mean? Can't beat that trash while Shibuya's still inoperative. I'll leave the rest of the calculations to you. Beh, non è stato di grande aiuto, ma ti ringrazio. So it's not impossible, but it's pretty damn close. Rindo, how are we supposed to awaken the people's consciousness? Maybe Kaye will know what to do. I'm sure he and Rhyme will be able to come up with something. Beat! Sup? Can you relay all that stuff Minamimoto just said to Rhyme? She and Kaye might be able to come Io non ci ho capito un cazzo. Scrivi tu, vai, oh, tieni. You got it, man. So, what the hell did Pieface say exactly? How about this? I'll talk, you type. Non puoi scrivere direttamente okay. Tu. All that's left is convincing Sheba to help. Minamimoto's got the noise at the cafe under control, which means Tsukumi should be freed soon enough. Everything's gonna work out. I'm gonna make sure it does. No matter what. Già. Man, time travel sure sounds slick. Even if it's not without its downsides. Gotta say though, I'm surprised. You never struck me as the advice-giving type of guy. I'm not in it for them. The only equation I'm interested in solving is my own. Ovvero? He's a real character, that one. But hey, guess I can't complain as long as he's esatto. On our side. Ritorniamo a Tipsy Toes. Cavolo, quante volte ho ripetuto questo viaggio? Quante volte ho reso più forte il rumore? No, non ci pensare.
Rindo? Sì? Tutto bene? Sì, sto bene. Già, non ci casco. È tutto il giorno che sei teso, come se lottassi per la tua vita. Beh, hai ragione. Non voglio essere cancellato e vorrei che non lo fosse nessun altro. Quindi sto facendo tutto il possibile per evitarlo. Bene. Oh. Che patata lei. Hey, is that... Oh, e va in automatico. Vuol dire che siamo alla fine. Hey. Well met, Wicked Twisters. Listen, we need your help. You sound as if you've rehearsed that line. I've definitely said it before. I had a feeling. A sensation not unlike deja vu. Even though you've changed the course of fate, it seems a portion of my previous consciousness has remained intact. You appear troubled. It's just, those memories will combine with others like it to become an enormous noise. That's what we're up against. I see. And if we want to stand a chance, we'll need all the help we can get, including yours and Sheba's. Do you think you can convince him to lend us a hand? I can't. L'unica che può aiutarvi è Tsugumi. Myself, though Sheba is not easily persuaded. Yeah, you mentioned that before. You said Tsugumi could help. Well, now she's finally free, which means you should be able to get a hold of her now. Mind giving it a try? You want Tsugumi and I to ask Sheba to lend us his strength? It's the only way. Please. Very well. None among us desire Shibuya's destruction. Meno male. I can to assist you in your plight. Thank you. I'll see you at the crossing then. C'è una grande festa all'incrocio pedonale. Bene, Ishima e Tsugumi dovrebbero portare Shiba dalla nostra parte. Rimane ancora il rumore? No, andrà tutto bene. Rai e Kai troveranno una soluzione. Perché vuol dire andiamo da loro. Ne sono certo. We're going again. Ecco qua. Mi chiedo se tra l'altro potevo già cambiare il futuro, perché tanto è già tutto risolto, tra virgolette, quindi... Kai e Raim dovrebbero essersi incontrati. Meglio andare da loro. Avranno trovato una soluzione, vero? Speriamo. Spero che non sia troppo tardi. Let's move. Andiamo a controllare. E stavolta c'è Uzuki, esatto. Rhyme. Whoa, whoa, whoa. Hold on a sec. That's Beat's sister? Duh. Good to see you too. Wait, you know her, Rin dude? Ah, già, viaggi nel tempo. I'm Rhyme Obito, but you can call me Rhyme. Oh, well, I'm Tosai Furusawa, but you can call me Fred. Fred, and you must be Nagi. Which would make you Rindo, right? Ah già, è vero, li può vedere perché non sono morti loro, è vero, è vero. Good. So were you able to come up with anything? Wait, Math Man? What's he got to do with this? Duh. Well, he's not exactly cooperating with us. But he did provide us with a little intel about the noise we're up against. It's made from the lost souls left behind when I turn back time. If you align similar figures to the original soul's coordinates, you can overwrite them. By taking the cognitive trash you created with that pin, and replacing all those lost souls with the living souls of Shibuya. Quindi sblocchiamo un nuovo potenziale della nostra spilla. Mm. So those lost souls are the corrupted data we've identified. But if we can tap into the souls that exist in this timeline, we should be able to use them to erase all that excess data. Yet his radiance sounded less than optimistic. He said we must first awaken the people's collective consciousness. Yeah, Shibuya syndrome has really thrown a wrench into things. Eh già. Indeed. The people's souls have been sapped of their energy. They may not give much help in their current state. That said, human souls are known to regenerate on their own. Time heals all wounds, as Rhyme would say. Exactly. So long as the affected souls remain intact, we should be able to aid their recovery and get them to lend us their strength. Let's see. We've got Fret and Nagi, then Neku. B can... Well, he can provide backup. What you trying to say? And Neku's strong, so he should be at the center of the network. Does that make it a Neku work? One could say that. What do you think, Kae? Hmm. Oh.
Che cazzo stai facendo? You know, maybe this will work after all. Perché faccio tutti quei versi? Yeah. If we combine all our powers together, I think we might just have a fighting chance here. Meno male. You really think so? I do, and I've dubbed this plan Operation Awakening. Pretty cool, right? Yeah, but what is it? Well, Neko uses his powers to team up with everyone in Shibuya. All of them? Yep, then Nagi uses her powers to open their minds. Oh, cacchio. It is a daunting task. Yeah, exactly, lo sapevo. You're gonna get them excited. How exactly? Con i vostri poteri. By using your powers to remind people of the joy they felt here in Shibuya. Bello. Right now, they've forgotten the thrill of life. But you are gonna help them all remember. Mitt, può dare supporto. But we've gotta get ready. We'll catch up with you later. Okay, great. Thanks, Rhyme. See you in a bit. Beh, il piano ha abbastanza senso. Ti dirò che non è un piano insensato come potrebbe sembrare. Perfetto, amici di Fantago. Siamo riusciti quasi a completarlo tutto, sono contento. Ok, incrocio pedonale, andiamo a parlare con Shiba e poi penso che ci siamo, giusto?